Adriano, 50 anni fa lei caricava in alpeggio per la prima volta. Oggi è pronto a cedere il testimone? Sì, sì, sono pronto perché l'ultima figlia si è proprio laureata un paio di mesi fa, quindi ha intenzione di andare avanti nell'azienda. Una figlia che è già qua con me da qualche anno come coadiuvante, un altro anno cederò il testimone perché anch'io un po' di anni li ho. Visto che i figli hanno passione ancora di andare avanti, è giusto che vadano avanti e è una soddisfazione anche per me. Quando aveva 6 anni, nonna Dircelo portava con sé sui monti di Cedrasco in Val Cervia per curare le 2 mucche di famiglia. Una passione che è nata quando era bambino, divenuta poi una professione che oggi ha trasmesso alle figlie. Così Adriano Zamboni, 67 anni di Colorina, il socio più longevo della Cola, aveva storica cooperativa lattiero casearia valtellinese acquisita nel 2011 dalla Latteria Sociale Valtellina, vicepresidente dell'Associazione Provinciale Allevatori di Sondrio e socio fondatore del Consorzio Tutela dei Formaggi Valtellina Casere Bitto, 50 anni fa ha iniziato a caricare in alpeggio da solo, dando vita alla sua azienda, oggi forte di 180 capi con una produzione annua di oltre 8.000 quintali di latte. È stata un'estate abbastanza calda, però al giorno d'oggi anche in Valtellina le aziende più avanzate tecnologicamente si stanno adeguando con i ventilatori, muovono tantissimo l'aria, tengono via le mosche, in più ci sono delle doccette dove vengono a mangiare che vanno a intervalli, quindi ogni tanto bagnano il dorso della vacca, quindi diciamo la vacca tutto sommato anche l'estate così calda non è che ne abbia sofferto più di tanto. Qual è lo stato di salute della zootecnia in provincia di Sondrio? Non è che uno che, come nel mio caso, che fa l'allevatore diventerà un miliardario, però diciamo tutto sommato se uno lavora bene, come nel nostro caso, noi siamo soci della cooperativa Nicola, che quindi è socio di Delevio, chi fa parte di questa cooperativa, tutto sommato un po' di centesimi in più del latte li porta a casa alla fine dell'anno. Per quanto riguarda invece la situazione dei campi? Ecco, sulla situazione dei campi invece l'annata è stata un po', specialmente per la zona dove io falcio tra mais e prati che falcio sono una 40 di ettari, ho una zona abbastanza seccitosa, un fieno buono, secondo taglio io ho fatto pochissimo. Cosa augura al settore? Io gli auguro buona fortuna. Devo dire anche che negli ultimi anni ho visto anche nelle nostre, diciamo, nostre cooperative, nell'associazione allevatori, okay, un cambio generazionale, diciamo, il socio che cambia, il padre dà, passa la quota associativa al figlio, quindi ci sono tanti figli che prendono il posto dei genitori, quindi vuol dire che ci credono. Quest'ora 3 giorni.